Secondo l'ordinamento giuridico, Shahbar Abbas sarà consegnato alle autorità italiane. È finalmente giunta l'attesa decisione del governo pakistano in merito all'estradizione di Shahbar Abbas, il padre di Saman, la giovane di 18 anni tragicamente uccisa e sepolta a Novellara, nel Reggiano, durante la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021, a causa della sua opposizione a un matrimonio forzato. La giovane si ribellava anche con determinazione alle rigide imposizioni della sua famiglia. La procura di Reggio Emilia ha sostenuto che Saman è stata uccisa dai suoi genitori, oltre che da altri tre parenti, uno zio e due cugini. Shahbar Abbas, il padre accusato di omicidio volontario, è riuscito a fuggire in Pakistan dopo il terribile evento, nel suo paese natale. Tuttavia, il 15 novembre 2021, cioè sei mesi dopo la tragica scomparsa della figlia, è stato individuato e arrestato dalle autorità locali pakistane. L'Italia da oltre un anno richiede la sua estradizione al fine di consentire il suo processo a Reggio Emilia insieme agli altri imputati. Dopo numerosi incontri andati a vuoto, caratterizzati da rinvii e ricorsi, finalmente nei giorni scorsi abbiamo assistito alla pronuncia favorevole da parte del governo pakistano. Il Ministero dell'Interno ha emesso un'ordinanza che ha imposto alle autorità locali di trasferire la custodia di Shahbar all'Agenzia Investigativa Federale, facilitando così la sua consegna al governo italiano. L'avvocato di Shahbar ha tentato invano di ricorrere all'Alta Corte di Islamabad per bloccare il processo, ma i suoi sforzi sono stati vani. Shahbar è stato prelevato a Islamabad e trasferito in Italia tramite un volo privato la settimana scorsa. Ricordiamo che Shahbar è imputato nel processo in corso presso la Corte d'Assise di Reggio Emilia, insieme alla moglie Nazia Shahin, che è ancora in fuga, allo zio Danish Asnain e ai due cugini, Ikram Mijaz e Nomanulak Nomanulak. Nel frattempo le udienze nel processo proseguono. Durante una delle ultime udienze si è svolta una deposizione di grande importanza. È stato ascoltato l'assistente sociale che si occupa del fratellino di Saman, il quale nel frattempo è diventato maggiorenne. Di fronte ai giudici, il professionista ha testimoniato: il ragazzino si sente abbandonato dalla famiglia, essere maschio non lo preserva dal pericolo di morte. All'assistente sociale, il fratellino rivelò: quella notte mio zio Danish Asnain rientrò in casa. Io ero nel letto e piangevo. Lui si mise accanto a me e iniziò a consolarmi, ma mi disse anche di non preoccuparmi più per mia sorella, perché lei non c'era più. L'operatrice è responsabile del giovane dal 14 maggio 2021, ossia 13 giorni dopo la scomparsa della sorella, e continua a seguirla, poiché ha l'autorizzazione legale per prendersi cura di lui fino al suo 21esimo compleanno. Durante l'udienza, l'assistente sociale ha narrato l'angoscia attraversata dal giovane. Dal momento in cui ha preso coscienza degli eventi, al progressivo distacco dei genitori, fino alla sofferenza e al senso di isolamento che ancora lo pervadono. La donna ha raccontato: all'inizio appariva spaventato e diffidente. Lo incontrai dopo che era stato a Imperia con suo zio. Mi disse che era stato affidato a lui dai genitori e che lo zio lo aveva motivato a seguirlo, promettendogli grandi festeggiamenti alla fine del Ramadan. Descriveva il padre come violento e aggressivo, mentre la madre come un'altra vittima, che lui stesso aveva invitato più volte a lasciare la casa.